I am my own special creation. TZ 101. I am what I am. Buonasera Tommy. Buonasera Carlotta, buonasera Maurizio. Salve, salve Tommy. Sei vestito di giallo anche oggi, chiede Costanzo? No, no, oggi sono nero. Ma come nero, che sei pieno di lucine in casa. Nero a cortina d'ampezzo. Hai capito, è a cortina. È su una slitta, fumato. È su una slitta, no, sai Maurizio che è Sant'Ambrose e Tommy. È sulla slitta. Si va a cortina. Certo, giusto. Ho detto che mi avresti aiutato, perché oggi, essendo Sant'Ambrogio, a Maurizio sto ancora più antipatica. Tommy. No, ma da milanese? Sì, sì. Ma no, io sì, so, sì. Mi dispiace perché io lavoro bene con lei, parte di continuo. È una... Una locomotiva, sì, su e giù, su e giù. Una locomotiva, capito? Ognuno ha le sue. Niente, una locomotiva non me l'aveva mai detto nessuno, comunque. No, neanche Maurizio. A me, però non è male, secondo me. A stantuffo. Grazie, Maurizio, a stantuffo. Ecco, io uscirei da questo impiccio, se tu sei d'accordo, e andrei sugli argomenti della rubrica di Tommy. Abbiamo accennato. Allora, ecco, allora, grazie. Io vorrei trattare, prima di tutto, il tema dell'infedeltà. Perché per Chicago per Chicago, perché sappiamo che tuo marito è a Chicago. Esatto, e è rimasto là. Quale sicuramente è. Grazie, volevo sei un amico. Perché, sì. Perché non sei sola. Grazie. Non sei sola perché hanno stilato una classifica delle città più infedeli d'Italia, con al primo posto, ironicamente, Trieste, quindi veramente com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Vedi. Secondo posto Vicenza, terzo posto Roma. Hai capito, Maurizio? Milano fuori dal podio, ma è interessante invece il fatto che nelle prime 20 città italiane, nella classifica delle 20 città italiane per infedeltà, al sud vi sia solo Napoli. Ah, tutto al nord, si consuma tutto su. Hai capito? Si consuma tutto al nord. Hai scelto il posto giusto dove vivere, insomma. Io a Milano non sono sul podio per poco, ma io sul podio mi ci sento comunque. Io sono morta da ridere quando eravamo in onda insieme, Tommy, che io ho detto: io sono fedele da 18 anni, io sono infedele da 27. Bravo! Stupendo. Tra l'altro, cioè, tutti questi sforzi per essere infedele, poi non mi trovo neanche in classifica. Capito? Nemmeno sul podio. Neanche ma guarda. Un braccio di medaglia, niente. Nulla. Adesso lei non lo sa, Tommy, ma c'è alcuni ascoltatori fedeli a Carlotta stanno muovendosi perché venga stabilito un giorno di San Carlotta. Non c'è Vergine e martire, ecco. La seconda ok, sulla prima se, no, adesso va bene fedele, però d'accordo, tutto il tempo si dimentica. Vabbè, speriamo di no. Però è interessante il fatto che comunque i polentoni siano più infedeli di quelli del sud. Ma qualche cosa se devono regalare, qualche primato ci aspettava anche noi. Sì, dai, non c'è il sole, c'è la nebbia, sì. Almeno abbiamo quello. Infedeltà e anche droga comunque. Ma infatti, quindi forse le due cose vanno di pari passo. Tranne la Quadri, che infatti non so se sta a Milano, se sta a Roma, se sta a Bologna. Ecco. Quindi. Io la pago anche quando sono a Roma, comunque la pago per il futuro e anche il retroattivo. Vabbè, comunque la pago. A Roma sono più infedeli che a Milano, perché Roma è terza, Milano è quarta. Capito, quindi, la prova del letto così. Caldo, Maurizio, volevo, di cui facevamo cenno. Sì, ma tu sei, come si dice? Ma perché questa rubrica è diventato tutti contro di me? Spiegatemelo. Parliamo di Carlotta, esatto, ma come mai? È TZ 101, dobbiamo parlare con te. Guarda che poi il TZ VIP si arrabbia che non lo facciamo parlare, Maurizio. No, guarda, ecco, ormai è un approfondimento sui cazzi tuoi. Capito? Ma, certo. ma perché? Tra l'altro fossero cose interessanti, ho detto pure che sono fedele, avessi qualcosa da raccontare. Posso dire, mia mamma dice sempre che la noia è un lusso, quindi fare anche annoiare i nostri telespettatori, li stiamo comunque dando un pochino di lusso anche bravo. A loro. No? Certo, cioè, ce la cantiamo, ce la suoniamo, insomma. Esatto. Ma no, però, perché diciamo, se noi parliamo di te, sì. Quante donne all'ascolto
fanno una verifica di identità o meno. Ah, voi lo fate per il pubblico. Ma è ovvio. Capito, grazie. Voglio dire, uno, un colpo al cerchio e uno alla botte, cara Carlotta. Ah, e qua era tutta campagna. Comunque questa rubrica sta degenerando, ragazzi, no, come... io lo dico. Peccato che non abbiamo un collegamento con Chicago. Ecco, perché ci sarebbero bei racconti. Picchi di Cher. Ma se potesse parlare Chicago. Però a proposito di Chicago, se tuo marito volesse considerare il fatto di andare la prossima volta in Indonesia e non a Chicago. Sì, lì sono cavoli, eh. In Indonesia stanno facendo passare una legge che punisce con il carcere il sesso fuori dal matrimonio. Ecco. Dunque, capito? Io sono salva. È strano che non organizzino mai queste convention in posti come questi, dove l'infedeltà è finita con la galera. Daremmo una bella sfoltita. Potrei dare un'idea. Potremmo chiamarlo la prossima volta e dargli quest'idea. Il prossimo congresso. Secondo me dobbiamo perché? Chiamare la proloco balinese. Esatto. Organizzare il congresso a Bali. È perfetto, mi sembra un'ottima idea. Veramente. Tra l'altro devo farvi sorridere. È arrivato, ha sentito il programma. Ma dopo un giorno è venuto e mi ha portato il cartellino, quello, sai, il pass che ti metti al collo. Mi ha detto: comunque è vero? Gli ho detto: no, potrebbe essere finto anche questo, oltre al sito del congresso mondiale di radiologia, anche il pass potrebbe essere finto, quindi comunque il dubbio mi rimane. Chiedi, certo. Che c'è, ringrazio Tommaso Zorzi. Poi ti darò il numero. Ecco. Ho capito, però Carlotta, meglio una brutta bugia di una bella verità. Cioè, meglio una bella verità. Assolutamente sì. Io però sull'Indonesia mi dedicherei. Anche secondo me, se io mi dovrei applicare un attimo questa cosa qua. Era un po' che ci mancava un'ambulanza. Era la famosa rottura di Bali. La rottura di Bali, sì, certo. Che due Bali. Due Bali e la rottura del medesimo. Mi faccio seria solo per un secondo, solo vai. Per portare acqua al mio mulino e togliermi da qui un'altra volta, per ricordare che domani c'è la finale di Drag Race, non che il PZ VIP abbia bisogno. Drag Race su Discovery Plus, disponibile dalle 9 del mattino sulla piattaforma, e poi insomma la commentiamo come E quando commenti con alle 20:45 su Twitter. Ok, alle 20:45 su Twitter, se volete commentare la finale di Drag Race con Tommy da Cortina. Quando torni da Cortina? Comunque Cortina in realtà più che milanese, in realtà è radical chic romana e parlano così a Cortina. Ciao, mamma, come va? È stato sulle piste oggi? È vero. Ma è vero. Ma sì, tu non sei mai andato a Cortina, Maurizio? Sì, varie volte. Scalchi, a me personalmente piace moltissimo Cortina. Anche a me, se non se avessi avuto i soldi, dico la verità, allora mi sarei comprato una casa a Cortina. Sì, io spero di sposare qualcuno che ce l'ha. Ecco. Per essergli infedele negli anni a venire, tra l'altro. A casa tua. No, a me piaceva molto, molto le strade, le case. Sì, molto. No, è meravigliosa. L'unica roba che non è un pelo scomoda, non è proprio. È un po' scomoda, però è bella, dai. Io che non cammino molto, ho fatto a Cortina grandi camminate. Vede, adesso anch'io farò delle camminate. Dai. Ma scusami, e tutti quegli addobbi natalizi, niente, li hai lasciati lì, li hai messi su e te ne vai a Cortina? No, sì, tra l'altro, quando mi arriva la bolletta quest'anno, sono dolori. Ho addobbato casa mia che sembra di stare praticamente a Oxford Street a Londra. A Rockefeller Center. A Rockefeller Center manca solo la pista di pattinaggio. Sì, potresti, in effetti. Potrei. Quindi ho il terrore della bolletta. C'è quella di ghiaccio, vado lì. Lo sai, sì, ma infatti andrò lì perché quando mi arriva la bolletta quest'anno, c'è l'Enel, mi manderà a casa tipo un dei gemelli di Cartier una coppa per Tommy, che ha sostenuto quest'anno di crisi energetica con le luci di Natale. Esatto. Va bene, allora Tommy. E guarda che Cortina è una città adattissima, Tommaso Zorzi. Perché? No, ma io mi trovo nel mio habitat naturale, guarda. Lo vedi? Guarda. Perché gli assomiglia, perché è quella mondanità intelligente che c'ha Tommaso. Certo, ma anche la mondanità intelligente ha Tommaso a Cortina, ma non ho capito io, scusa. Ma scusa Maurizio, la mondanità intelligente qual è?
quella che non sei mondano stupido che va in tutti i posti sbagliati, nei posti giusti. Nella perla delle Dolomiti. No, ci sono posti mondani che sono di base orrendi. Cioè ma fa Dubai, chiaro, ma non gli spieghi Dubai, niente. Lei è abituata alle campagne, su. Sì. E niente, si torna su di me, grazie Randone, ecco, che mi salvi. Per fortuna. Le sirene del TSO squillano, esatto. E io chiamo la sigla. Bravo. Disco Zorzi per Costanzo. Ecco qua. No, tra l'altro mi attacco perfettamente, perché giusto per, no, stiamo parlando di cosa è chic, cosa non è chic, posti belli, posti brutti. Questa canzone in realtà in qualche modo tratta esattamente questo tema qui, una canzone molto ironica del grandissimo Giorgio Gaber. Ho tanta voglia di sentirla. Sto parlando di destra e sinistra, quindi vediamo. Io mi aspettavo più una canzone natalizia. No, ma figurati. Sentiamola. Ma cosa, l'orrore, sei lì con le lucine, le cose, con tutte le canzoni. Io sono cioè, gli gnomi. Le lucine sono a Milano. Sì, ma quegli gnomi lì. Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Va bene, ciao Tommy, tante care cose. Un abbraccio, ciao. Su R101, facciamo finta che... Facciamo finta.